Sapete che almeno il 25% del nostro sangue è diretto al nostro cervello? Ciò significa che almeno un quarto di tutto il nostro sangue va a finire alla nostra testa. Sapete che almeno il 25% del nostro sangue è diretto al nostro cervello? Ciò significa che almeno un quarto di tutto il nostro sangue va a finire alla nostra testa. E questo cosa comporta quando corriamo? Questo significa che avremo meno sangue nelle nostre gambe, nel nostro cuore e nei nostri polmoni. Se va troppo sangue alla testa, avremo meno sangue alle nostre gambe. Se vogliamo correre veramente più veloce, dobbiamo essere capaci di ottimizzare la quantità di sangue che è diretta al nostro cervello. Chiaramente, non vi sto proponendo di ridurla a zero. Se la riducessimo a zero sarebbe ovviamente controproducente. Un cervello spento ci porterebbe a fare scelte azzardate o addirittura controproducenti e quindi finiremmo per saltare. Però, se questa percentuale di sangue dovesse diminuire un po', se riuscissimo a far arrivare unicamente la quantità sanguigna necessaria, significherebbe che avremmo molto, molto, molto più sangue da mandare alle nostre gambe, al nostro cuore, ai nostri polmoni. E questo ci farebbe andare più veloce. Se volete utilizzare al meglio la vostra testa quando correte, utilizzatela il minimo possibile. Ciò non significa spegnerla, non è necessario spegnere la testa, è necessario utilizzarla al minimo necessario. Ora vi starete domandando, ma com'è possibile utilizzare al minimo necessario la nostra testa? Bene, voglio darvi 7 suggerimenti. Consiglio numero 1. Fate meditazione, mindfulness, training autogeno o qualsiasi attività di rilassamento ogni giorno e soprattutto prima di iniziare a correre. Fare meditazione, fare mindfulness, fare training autogeno aiuta a sgombrare la testa e a concentrarci principalmente sul nostro corpo. Sgombrare la testa significa fare spazio da pensieri dannosi, dalla settimana, da tutto quello che è stato e concentrarci specificamente su quello che stiamo andando a fare. Una mente sgombra consuma meno sangue, di conseguenza avrete più sangue a disposizione per la vostra corsa. Consiglio numero 2. Diventate talmente bravi a fare meditazione, mindfulness e training autogeno in modo tale da riuscire a svolgere queste attività anche mentre correte. Se arriva qualche pensiero negativo durante la corsa, queste attività vi permetteranno di spostarlo, metterlo da parte e concentrarvi sull'attività che state svolgendo. Questo vi permetterà di ricentrarvi, di ricalibrarvi e di sgombrare la testa. Consiglio numero 3. Rendete automatico il comportamento della corsa. Cosa significa? Nel momento in cui impariamo una nuova attività, noi abbiamo bisogno di un controllo consapevole per svolgerla al meglio. Nel momento in cui riusciamo a renderla automatica e quindi siamo diventati sufficientemente bravi per non pensarci più, riusciamo nel medesimo istante ad avere più energia mentale disponibile. Vi faccio un esempio. Provate a pensare quanto era impegnativo guidare a scuola guida. Tutta la vostra attenzione, tutta la vostra energia mentale era focalizzata sul lato della guida, mettervi la cintura, giocare con i pedali in modo tale che la macchina partisse. Adesso, nella quotidianità, probabilmente voi guidate senza neanche accorgervi di tutte queste operazioni. Perché? Perché il comportamento è diventato talmente abituale e naturale che riuscite a svolgerlo con un minimo impegno. Provate a fare la stessa identica cosa nel momento in cui correte. Se riuscite a essere abituati a dare il meglio, questo sarà semplice. Se il vostro obiettivo è vincere e non siete abituati a farlo, questo vi richiederà uno sforzo consapevole decisamente importante e molta della vostra attenzione e dell'impegno mentale sarà orientato a questo scopo. Consiglio numero 4. Poche seghe mentali. Cosa intendo con poche seghe mentali? Dato che è difficile svuotare la testa, cercate di non riempirla. I pensieri sono molto simili ai virus. Anche loro hanno un R con zero. Ci sono dei pensieri che si riproducono velocissimamente e quindi hanno un R con zero molto alto. Nel momento in cui
inserite un pensiero con un R con 0 molto alto, questo si diffonderà in tutta la vostra testa e occuperà tutto lo spazio della vostra testa, iperattivando il vostro cervello. Un cervello iperattivato è un cervello che non permette di dare il meglio con le vostre gambe. Consiglio numero 5. Pensate positivo. Nella mente vige un principio spaziale. Non c'è spazio per tutti i pensieri. C'è spazio solamente per una quantità finita di pensieri. Se inseriamo dei pensieri positivi nella mente, viene da sé che avremo meno spazio, che ci sarà meno spazio per pensieri negativi. Quindi, se andiamo a inserire pensieri positivi nella nostra testa, piano piano svuoteremo dei pensieri negativi. Consiglio numero 6. Take it easy. Non esagerare con le aspettative. In fondo, nessuno di noi corre per professione. Non abbiamo dei soldi da vincere o uno stipendio da portare a casa. È semplicemente un divertimento che andiamo a svolgere. Le aspettative troppo alte generano troppi pensieri. Quindi abbassiamo le aspettative e abbasseremo l'attività cognitiva. Ultimo consiglio, il mio preferito, divertitevi. Il divertimento è il migliore antidoto per un eccesso di attività cognitiva. Se vi divertite, il cervello funziona al meglio. Quindi divertitevi, divertitevi e divertitevi. Anche per oggi è tutto, vi saluto e buone corse!